un centinaio di volontari ed addetti ai lavori tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, tecnici del comune e centinaia di studenti e famiglie. Questa è la cornice in cui si è svolta Protezione Civile Impariamo Insieme, l'evento divulgativo al Parco Emanuele Petri di Camucia con la partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi Cortona 1 e 2. Oggi, come detto ad alcuni ragazzi, stiamo giocando, tra virgolette, ma può anche accadere. Quindi dobbiamo conoscere quelli che possono essere i mezzi di soccorso, le azioni da intraprendere, le situazioni di criticità che possono far pensare a un'alluvione piuttosto che a un incendio vicino all'abitazione e quant'altro. L'evento è stato organizzato nell'ambito dell'esercitazione Val di Chiana Est, che si conclude domenica 9 ottobre con vari scenari simulati tra Cortona, Castiglio Fiorentino e Fogliano, sotto il coordinamento della prefettura di Arezzo. Il nostro territorio, il territorio della Val di Chiana, è un territorio fragile, è un territorio che viene da una bonifica e per questo, soprattutto dal punto di vista del rischio idrogeologico, abbiamo molto da fare. Il compito spetta in primis alle amministrazioni, ma spetta anche ad altre istituzioni, penso alle scuole nella formazione dei ragazzi e penso anche alle istituzioni sovraordinate che hanno il compito in questo momento così difficile di mettere le risorse necessarie per mitigare quelli che sono i rischi. Avevamo fatto distribuire nelle scuole alcuni mesi fa questo flyer, conoscere per proteggersi, la protezione civile siamo noi, perché appunto c'è la necessità di conoscere, di comprendere, soprattutto di sapere cosa fare, aggiungo io cosa non fare in determinate situazioni, perché molto spesso, e l'abbiamo visto anche da poco con l'alluvione nelle Marche, è il cosa non fare che purtroppo provoca magari incidenti ben più gravi e la morte di qualcuno.